Buongiorno ragazzi, ci troviamo alla seconda esercitazione che ha come tema il movimento cooperativo e oggi abbiamo preso a testimonianza Giuseppe Guerini. Abbiamo preso il sacco in cima perché rappresentanti di SECOP, quindi dell'organizzazione delle cooperative di produzione di lavoro sociali a livello europeo, poi ci spiegherà bene a Bruxelles, dove noi abbiamo appunto questa rappresentanza importante. E che di fatto però è il vertice della rappresentanza delle rappresentanze, per usare un po' un eufemismo, ma a lui abbiamo chiesto di, evidentemente come con tutti gli altri, raccontarci la sua esperienza e il movimento cooperativo e le sue articolazioni associative, e quindi come vede muoversi le associazioni di categoria, che strategie stanno adottando e che attività stanno portando avanti, diciamo, dal suo orizzonte del suo osservatorio nazionale e dal suo osservatorio, come dire, europeo. Giuseppe Guerini è presidente di Confcooperative Bergamo, è membro del Consiglio di Presidenza nazionale ed è appunto presidente delle organizzazioni di cooperative SECOP a livello europeo. A te, Beppe. Benissimo, benissimo, grazie per questo invito e grazie a tutti voi. Allora, la mia storia come cooperatore risale a molti anni fa, al 1988, per cui sono davvero tanti anni di attività nel mondo della cooperazione e l'ho incontrata sul mio percorso quasi casualmente, nel senso che io stavo terminando il mio periodo di servizio civile. Prima del servizio civile facevo l'operaio in fabbrica e un gruppo di amici con i quali condividevo un'esperienza di volontariato sostanzialmente nell'area della disabilità, che però aveva dato vita a una delle prime esperienze di cooperative di cooperazione sociale in Valseriana, in provincia di Bergamo, mi contattò sapendo che io appunto ero un operaio metalmeccanico e mi chiedo se ero interessato a rilevare insieme alla cooperativa un'attività di vendita e riparazione di biciclette. 1988 la vendita e riparazione di biciclette era un'attività residuale, un negozietto piccolino. Oggi abbiamo le ciclo officine e avere un negozio di vendita e riparazione di biciclette è un'attività molto interessante. Allora era un'attività molto povera e così ho iniziato sostanzialmente la mia avventura. Dopodiché, siccome lì cominciavamo a fare le prime esperienze di inclusione, perché nel negozio venivano alcuni ragazzi disabili o alcuni ragazzi con qualche difficoltà per avere uno spazio al pomeriggio di coinvolgimento, mi sono appassionato alla dimensione più educativa e quindi ho cominciato a studiare alle scuole serali, ho preso la maturità prima e poi sempre lavorando in cooperativa. Dopo la maturità ho affiancato all'attività di meccanico riparatore di biciclette anche quella di operatore sociale, facendo alcune attività, in particolare facevo il lettore per non vedenti nel pomeriggio. E poi mi sono iscritto alla scuola per educatori professionali e ho continuato sostanzialmente a lavorare in cooperativa e ho cominciato a fare l'educatore, poi il responsabile di servizio, il dirigente di cooperativa, e questo è andato avanti fino sostanzialmente al 2000. Nel 2000 ho cominciato anche a occuparmi per una piccola parte, sempre facendo il dirigente di cooperativa, anche di rappresentanza, facendo prima il coordinatore del settore delle cooperative sociali della provincia di Bergamo e ho, come dire, affiancato l'attività professionale di tipo sociale, pedagogico, dove poi ho cominciato a occuparmi di programmazione. Sono stato anche sempre da dipendente di cooperativa, responsabile degli uffici di piano per l'attuazione della legge 328 nell'ambito territoriale di Seriate, nell'ambito territoriale della città di Bergamo, e questo tipo di attività è andato avanti per fino al 2008. Nel 2008 sono passato a svolgere sostanzialmente in misura prevalente l'attività di rappresentanza, occupandomi di confcooperative e di cooperative sociali, diventando poi nel 2010 presidente
nazionale di Federsolidarietà, cioè la federazione delle cooperative sociali di Confcooperative, 6.200 cooperative rappresentate, oltre 200.000 lavoratori e oltre 200.000 soci presenti in tutta Italia, e questo è stato un po' il percorso che mi ha portato ad occuparmi di rappresentanza. In quegli stessi anni, facendo attività di rappresentanza a livello nazionale, mi è capitato di occuparmi per incarico di Confcooperative di rappresentanza anche a livello europeo. Prima come socio che rappresentava appunto Federsolidarietà dentro SECOP, che è la Confederazione Europea delle Cooperative di Lavoro, delle Cooperative Industriali e delle Cooperative Sociali. L'acronimo SECOP in realtà ha un'origine che è Cooperative Ouvrière de Production, perché il movimento cooperativo di SECOP nasce intorno alle cooperative di lavoro, in Francia si chiamavano cooperative operaie di produzione, Cooperative Ouvrière de Production, e questo è il nome che è rimasto. Poi magari ne parleremo più diffusamente di SECOP, dando qualche altra riferimento, indicazione. A fianco di questa attività ho iniziato anche a rappresentare Confcooperative in un organismo delle istituzioni europee che si chiama European Economic and Social Committee, che è questa sigla che vedete sotto il mio sottopancia, EESC, European Economic and Social Committee, che è un organismo che si occupa di elaborare dei pareri sulla legislazione europea. Questo è sostanzialmente in rapida sintesi il percorso che ho fatto. E nel 2018, dopo due mandati, essendo previsto dal nostro statuto un limite di mandato, ho cessato l'attività di presidente nazionale di Federsolidarietà e ho mantenuto la presidenza di Confcooperative Bergamo, che rappresenta il mio legame più stretto col territorio, e ho mantenuto l'attività di rappresentanza a livello europeo, e quindi rappresento le cooperative sullo scenario europeo e internazionale, perché poi, essendo presidente di SECOP, sono uno dei vicepresidenti della Confederazione Internazionale delle Cooperative di Lavoro, si chiama SICOPA, e quindi rappresento poi nel contesto più internazionale sempre le cooperative, quindi ho questo tipo di funzione. Il mio lavoro si svolge sostanzialmente dividendomi fra Bergamo e Bruxelles, più qualche puntata in qualche altra città europea, o a volte in giro anche per il mondo. Insomma, ad esempio, alla fine di questo mese andrò in Corea, nella città di Seoul, per la conferenza dell'Alleanza delle Cooperative Internazionali. Quindi la mia settimana lavorativa generalmente è composta da un lunedì dedicato prevalentemente a Bergamo, e poi dal martedì al mercoledì sono i due giorni in cui generalmente parto, a volte rimango a Bergamo, poi parto, vado a Bruxelles, rientro il giovedì sera e poi di nuovo il venerdì mi dedico alle attività sul territorio. E dentro in questa stagione ho svolto fino sostanzialmente a un anno e mezzo fa anche il ruolo di presidente di una cooperativa di inserimento lavorativo, che era anche questo un legame con l'attività concreta. Ecco, questo è sostanzialmente quello che faccio, ve lo spiegherò poi ulteriormente raccontandovi un po' di come si organizza il movimento cooperativo nella sua rappresentanza. E allora partiamo dal territorio, dal livello delle confederazioni provinciali. Cioè, Confcooperative è l'organizzazione di rappresentanza del movimento cooperativo italiano che ha un'origine e un'ispirazione nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Storicamente nel nostro paese le cooperative sono state caratterizzate da due grandi famiglie, più una terza, diciamo così,
un po' più piccola. Le due grandi famiglie sono la famiglia di origine socialista e comunista delle cooperative che nascevano dentro il movimento operaio in prossimità del sindacato, insieme alle prime esperienze mutualistiche nel contesto appunto socialista. E nascono a fine dell'Ottocento sostanzialmente queste esperienze di rappresentanza. Mentre il movimento di rappresentanza delle cooperative di origine cattolica è un po' più tardivo, nasce nel 2000, scusate, nel 1919. Naturalmente c'era stata poi la Rerum Novarum, quindi c'è una serie di contesti anche culturali del nostro paese che hanno favorito la nascita delle cooperative anche nel contesto cattolico. Oggi queste distinzioni non hanno più senso di esistere, però la tradizione, la storia ha fatto sì che chiaramente ci sia mantenuta una ispirazione e anche una serie di tradizioni, di modelli organizzativi. E dicevo di una terza famiglia di rappresentanza del movimento cooperativo, che è l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, che nasce nel contesto, diciamo così, questa ancora più recente, diciamo nel dopoguerra, dopo Seconda Guerra Mondiale, nell'ambito politico-culturale della centrista repubblicano, socialdemocratico, più repubblicano che socialdemocratico. Quindi sono un po' queste le grandi ispirazioni. E se volessimo immaginare anche delle personalità di riferimento, dicevamo prima il movimento socialista, per quanto riguarda le cooperative cattoliche, la Chiesa Cattolica e figure di spicco come Nicolò Rezzara, piuttosto che lo stesso Don Sturzo, che è stato appunto un protagonista importante della storia delle cooperative cattoliche italiane, e per il movimento, diciamo, più laico repubblicano, Altiero Spinelli, lo stesso, come dire, ispiratore dell'Unione Europea, aveva un legame molto importante con quel mondo della cooperazione. E in altri paesi, in altre zone del mondo, questa distinzione non è così netta. A parte, ad esempio, il fenomeno mutualistico, soprattutto in Belgio, che ha la mutua fiamminga e la mutua vallona, ma anche quindi distinte su aree regionali, ma anche le mutue di ispirazione cattolica e le mutue di ispirazione socialista. Nel resto dei paesi europei e nel mondo in realtà non esiste una distinzione così netta che permane nel tempo, anche se chiaramente ci sono origini diverse, poi anche con storie e evoluzioni molto di diverse, se pensiamo soprattutto ai paesi cosiddetti ex-europei, lì si osservano dei fenomeni molto interessanti, no? Per fare una battuta in un esempio, il movimento cooperativo era stato incorporato dentro la pianificazione economica e dentro il modello socialista, per cui oggi le cooperative sono viste dalle nuove generazioni come qualcosa di vecchio e legato sostanzialmente al socialismo reale, anche se in quel caso c'è stata una trasformazione. E un carissimo amico bulgaro mi diceva del suo disagio, perché quando c'era il socialismo reale lui veniva definito uno sporco capitalista, perché era il presidente di una cooperativa e quindi faceva un'attività che era tollerata, anzi in qualche modo coperta anche dalla politica, ma che in qualche misura era l'unica forma di attività di libera impresa che era consentita, e quindi per gli ortodossi era considerato appunto un amico del capitalismo. E dopo, diciamo così, il crollo del muro, era chiamato appunto siete dei residui del socialismo reale, no? Quindi per dare così una aneddotistica di riferimento sull'evoluzione del movimento culturale. Parlando di storia delle cooperazioni, delle cooperative, immagino che avrete avuto occasione e modo di parlare di quello che viene considerato il momento ispiratore, la nascita
della prima cooperativa nel mondo occidentale riconosciuta come tale, cioè nel 1844 a Rochdale, nei pressi di Manchester, questo gruppo di tessitori, di piccoli artigiani che fonda quella che viene riconosciuta come la prima cooperativa. I nostri amici della Repubblica Ceca rivendicano il fatto di aver costituito qualche anno prima una cooperativa anche loro, ma dicono siccome lo statuto era scritto in ceco e il ceco non è una lingua così conosciuta, nessuno ha mai considerato la nascita delle cooperative. Però è chiaro che oltre ovviamente alla facilità di diffusione della lingua inglese, ho riconosciuto universalmente questo momento fondativo. E la cosa molto interessante, se si guardano le date, 1844 la prima cooperativa in Inghilterra, 1895 a Londra si tiene il primo congresso mondiale dell'Alleanza delle Cooperative Internazionali, che fonda appunto, costituisce l'Alleanza delle Cooperative Internazionali, e quindi sostanzialmente sono passati solo 30 anni dalla nascita della prima cooperativa, ma le cooperative erano già diffuse nei 5 continenti e a Londra arrivano dai 5 continenti rappresentanti che istituiscono appunto l'Alleanza Internazionale delle Cooperative. È l'unica organizzazione di rappresentanza di interessi economici e così via, che dal 1895 ha resistito e ha continuato a operare continuativamente. Quindi questo è un dato molto interessante ed è tutt'oggi una organizzazione attiva e presente con 4 grandi aree, diciamo, organizzate. Quindi c'è l'Alleanza delle Cooperative Internazionali e 4 macro regioni: le Americhe, l'Europa, l'Asia e Pacifico e Oceania, sostanzialmente, Asia e Pacific International Cooperative Alliance, e l'Africa. Complessivamente ci sono 318 associazioni di rappresentanza delle cooperative in 110 diversi paesi del mondo, con un numero di soci davvero molto elevato, tanto che si pensa che circa 1 miliardo di persone in qualche misura lavori o abbia degli scambi economici rilevanti con una cooperativa. E quindi è un movimento che sta lavorando ancora e continua a lavorare, oggi molto impegnato sulle tematiche che riguardano la sostenibilità, e lavora con le Nazioni Unite, con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e ad esempio nella prossima conferenza di Seoul il tema centrale è quello invece di una riflessione rinnovata sul tema dell'identità cooperativa, qual è il ruolo delle cooperative e che tipo di identità esprimono, perché poi in realtà il movimento cooperativo, come avrete modo di conoscere o avete forse già sentito, si esprime in quasi tutte le forme dell'attività economica umana. Per rimanere sostanzialmente in Italia e in Confcooperative, noi abbiamo sostanzialmente 8 federazioni che aggregano le cooperative in diversi settori. Cominciamo dal credito cooperativo, quindi dalle banche di credito cooperativo, che rappresentano una storia molto molto significativa, con un ruolo in grande trasformazione, ma tuttora di grandissima attualità. Abbiamo la cooperazione di lavoro, cioè dove lo scambio mutualistico è dato dal fatto che è un'organizzazione che mette insieme dei lavoratori che vogliono assicurarsi condizioni di lavoro e di continuità di lavoro come scambio mutualistico. Poi anche qui con sfumature molto diverse, esperienze di grandissimo pregio e esperienze, diciamo, di strumentalizzazione del modello cooperativo, perché la cooperativa da un certo punto di vista è un'impresa molto semplice da costituire, poco costosa, in realtà un'impresa assai complessa se si vuole gestire coerentemente ai principi di coinvolgimento, di partecipazione democratica, di protagonismo dei soci, no? Però dentro, per esempio, le cooperative di lavoro ci sono delle esperienze straordinarie di
ripresa di attività in crisi in forma cooperativa, quello che noi chiamiamo worker buyout, cioè il riacquisto di un'attività economica in crisi da parte dei lavoratori. Questo è uno dei talenti principali sviluppato in Italia, molto presente anche in Spagna e in Francia, sono i tre paesi europei in cui questo fenomeno è più presente. L'Italia ha addirittura sviluppato una legge e un'agenzia che si chiama CFI, Cooperazione Finanza e Impresa, che interviene per accompagnare questi processi. E per avere subito un collegamento con l'attualità, come Movimento Cooperativo Europeo stiamo continuando a sollecitare l'Unione Europea a prendere queste buone prassi come esempio per affrontare anche i prossimi anni e per mantenere un livello di occupazione di qualità a livello europeo. E qui abbiamo riscosso anche un interessante interesse già negli anni scorsi. Nel 2012 ci fu una risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle cooperative nella ripresa di attività in crisi, a cui è seguito una dotazione di un budget che ha consentito di fare alcuni approfondimenti proprio su queste buone prassi realizzate in questi tre paesi, cioè Italia, Francia e Spagna. Ma attualmente stiamo lavorando sempre con la Commissione europea in vista di un piano d'azione per l'economia sociale che è stato annunciato dal commissario Schmit e che verrà presentato quasi sicuramente l'8 di dicembre prossimo, e nel quale il commissario ha promesso di prestare un'attenzione particolare anche alle cooperative di lavoro, al loro ruolo con il sistema del worker buyout. E poi abbiamo le cooperative sociali, che anche questo è un'espressione, un'idea, un'innovazione potentissima della mutualità cooperativa che nasce in Italia, nasce nello specifico a Brescia nel 1966 con Giuseppe Filippini, che fa nascere la prima, quella che viene considerata la prima cooperativa sociale. Da che cosa nasceva questa idea? Dall'idea di dare una risposta attraverso il lavoro alle persone svantaggiate. Ci vorranno molti anni, ci cioè arriviamo nel 1991, quindi sostanzialmente 25 anni di attività, prima di avere una legge che riconosce le cooperative sociali. Voi che studiate economia e che studierete le cooperative, tenete conto di questa cosa. Qual è la cosa più rilevante introdotta con la cooperazione sociale? Un principio che è stato disruptive, come direbbero oggi gli esperti di innovazione, cioè ha detto la mutualità, lo scambio mutualistico, non si limita allo scambio fra i soci, che era l'ortodossia del modello cooperativo. È una cooperativa dove ci sono degli soci che si scambiano intorno all'interesse, che è reciproco e quindi vincolato dal rapporto mutualistico. In realtà Filippini, interpretando l'articolo 45 della Costituzione, che dice la Repubblica Italiana riconosce le cooperative per la funzione economica e sociale che esse svolgono, dice, ma c'è una mutualità allargata, una mutualità che va sulla collettività, e l'articolo 1 della 381, la legge che istituisce le cooperative, parla appunto delle cooperative come organizzazioni che utilizzano il modello cooperativo per perseguire un interesse della collettività. 1991, questo principio, con qualche sfumatura diversa, viene ripreso nel 2014 e poi definitivamente nel 2017 nella riforma del terzo settore. L'articolo 1 della riforma del terzo settore e l'articolo 1 del 112, cioè il decreto che definisce il perimetro dell'imprenditoria sociale, cioè delle imprese sociali, definisce un articolo che assomiglia molto a questo, cioè parla dell'interesse generale come funzione del terzo settore, delle imprese sociali, che è ispirata da quel movimento lì. Dall'Italia nasce questo movimento e un interesse intorno alle cooperative sociali, e quindi noi abbiamo visto nascere cooperative sociali e legislazioni che riconoscono le cooperative sociali nel Canada in lingua francese, cioè nel Quebec, poi in Polonia e in Portogallo, in Francia, in Spagna, in Corea, in Giappone, in Corea del Sud, in Giappone, cioè nascono delle cooperative sociali. Ora,
Proprio da quel movimento nasce anche tutta la riflessione che poi porterà alle attenzioni internazionali ed europee sull'imprenditoria sociale. Poi nei paesi con sfumature un po' diverse, ma tutt'oggi noi italiani veniamo richiesti o vengono a visitare le esperienze della cooperazione sociale anche dall'estero, perché rappresentano una forma interessante di modello cooperativo. Tornando sull'organizzazione delle federazioni, abbiamo detto credito, lavoro, sociali, abbiamo poi le cooperative di consumo, che questa è un'esperienza che risale molto nel tempo, cioè i consumatori che costituiscono una cooperativa per darsi risposte al bisogno di acquistare prodotti a un prezzo più vantaggioso. Chiaramente qui tutti conoscono il colosso Coop, che è la più grande cooperativa italiana di consumatori, ma ce ne sono altre di molto piccole, molto legate magari a delle comunità locali che mantengono una funzione di negozio di prossimità, così come poi nel tempo si è sviluppato un secondo filone di cooperative nel settore della distribuzione, che sono le cooperative fra negozianti, cioè un modello cooperativo dove i soci non sono i consumatori, cioè quelli che vanno a fare la spesa, ma sono i gestori dei negozi. Da questo punto di vista il modello più conosciuto è quello di Conad in Italia, che è uno dei più grandi distributori. Queste forme ci sono in tutto il mondo, anzi le cooperative di consumo sono forse una delle esperienze più diffuse e anche più importanti dal punto di vista numerico nel nord Europa. In Finlandia, per esempio, la gran parte del sistema di distribuzione è fatto da cooperative, ma cooperative addirittura che gestiscono una catena di alberghi in Finlandia. Abbiamo poi le cooperative del settore agricolo, e anche nel settore agricolo lunghissima storia e tradizione, cioè ci sono cooperative che oggi hanno più di 30 anni di storia, sono latterie sociali, caseifici e esperienze in cui è il modello, l'agricoltore socio della cooperativa che conferisce il prodotto per trasformarlo. Poi anche qui tantissime altre sfumature, non abbiamo ora il tempo per raccontarle tutte nel dettaglio, ma per darvi un inquadramento. Abbiamo le cooperative del settore sanitario, del settore della salute, abbiamo le cooperative del settore culturale, sportivo, turistico, quindi questo è sostanzialmente il grande panorama della rappresentanza cooperativa. A livello internazionale questa cosa si rispecchia, si ritrova, anche se con caratteristiche un po' diverse, però abbiamo le organizzazioni di settore a livello europeo e a livello internazionale. Dicevo, quello che io rappresento e che pratico quotidianamente, che è il settore della cooperazione di lavoro e della cooperazione sociale, che appunto nella rappresentanza internazionale ed europea sono congiunte, cioè lavorano insieme, non ci sono delle federazioni distinte, mentre esiste una federazione distinta delle cooperative del settore sanitario. Perché ad esempio in Italia è una cosa un po' meno diffusa, ma in Spagna e in alcuni paesi come il Brasile ad esempio ci sono cooperative di medici enormi che gestiscono addirittura strutture ospedaliere e hanno un'organizzazione internazionale di rappresentanza delle cooperative. L'agricoltura ha una rappresentanza internazionale, mentre a livello europeo confluisce dentro una più grande organizzazione che si chiama COPA COGECA, che ha sia la componente cooperativa sia la componente delle professionali agricole, cioè delle organizzazioni che rappresentano direttamente gli agricoltori. Abbiamo poi il settore dell'abitazione o dell'housing sociale, che in Europa si chiama Housing Europe e ha una parte cooperativa, ma anche la parte degli enti, fondazioni o enti pubblici che gestiscono alloggi, diciamo così, di edilizia popolare e di accessibilità alla casa. In Italia l'esperienza delle cooperative di abitazione è un'esperienza che è stata gloriosa, è stata molto importante, moltissime famiglie hanno avuto l'accesso alla prima casa grazie a una cooperativa, è andata purtroppo prendendo una piega forse eccessivamente orientata al mercato negli anni in cui era esploso da un lato il boom
speculativo sull'edilizia, in cui tutti facevano attività immobiliare, e dall'altro canto la fine delle politiche pubbliche per l'accesso alla casa, e quindi le cooperative si sono viste un po' costrette o un po' si sono fatte allettare dalle pratiche di mercato e hanno cominciato ad esempio a costruire alloggi acquistando il terreno, costruire l'alloggi prima di avere i soci, e quindi sostanzialmente questo è un esempio molto importante che io utilizzo anche come monito per le altre cooperative. Attenzione, le cooperative devono sempre partire dalla dimensione del bisogno della comunità o del socio, non possono inseguire il mercato, anche perché contrariamente a quello che molti pensano, non esiste la mano invisibile del mercato e non esiste una regolazione automatica della domanda e offerta, perché la bolla speculativa immobiliare che ha provocato la crisi enorme del 2008, che poi si è trascinata fino a poco tempo fa, con conseguenze pesantissime nel nostro paese su tutto il sistema dell'immobiliare, nasce proprio da questo fatto: siccome c'erano delle alte rendite, tutti a costruire case, ma un mercato che non assorbiva più, no? E quindi sostanzialmente questa è una sconfessione di quella idea ingiustamente attribuita ad Adam Smith, perché in realtà se uno legge Adam Smith troverà che c'è questa forma di autoregolazione del mercato, ma Adam Smith prima di scrivere La ricchezza delle nazioni, in cui si fa riferimento a questa mano invisibile del mercato, scrive teoria generale dei principi morali, cioè dice l'economia deve essere ispirata a dei principi morali e dei valori, e nel nostro caso sono quelli mutualistici e i valori della cooperazione. Ho fatto questa panoramica e ora ritorno sostanzialmente sulla dimensione europea per parlare anche di alcune grandi sfide, perché fin qui uno potrebbe dire: vabbè, ma ci hai raccontato la romantica storia delle cooperative, ma il mondo va da un'altra parte, noi dobbiamo guardare alla Silicon Valley, alle startup innovative, agli unicorni e così via. E in realtà quello che è in atto e lo sforzo che stiamo cercando di fare è invece di dimostrare la necessità e l'attualità della forma cooperativa. E parto da alcune questioni anche direttamente connesse alle grandi sfide della digitalizzazione, per esempio. Allora, voi tutti avrete sentito parlare negli ultimi anni di sharing economy, cioè l'economia della condivisione, no? Che ha raccontato anche una storia, una narrativa del fatto che tu sei protagonista del tuo progetto economico, e quindi poi le grandi narrazioni e anche i grandi successi, se vogliamo, no? Il più grande gestore di trasporti mondiale, chi fa più grande movimento di merci oggi è Uber, e non possiede neanche un'auto, il più grande distributore di notti di residenza di tipo alberghiero non sono le grandi catene alberghiere, ma è Airbnb, e non possiede neanche una stanza in un hotel Airbnb, e questa viene chiamata sharing economy. Di fatto, prendendo spunto da un modello di tipo cooperativo, a uno scambio mutualistico e a un protagonismo dei soggetti, no? Perché tu dici, puoi essere al tempo stesso beneficiario e imprenditore che mette sul mercato un appartamento o la tua auto e la tua disponibilità a fare dei servizi di trasporto, e sei quindi protagonista, con un'unica differenza importante che viene trascurata in queste narrative. Nel modello della cooperazione, dove c'è la vera condivisione, in realtà si condivide il progetto imprenditoriale, si condividono le risorse e così via. Nella sharing economy, diciamo così, di ispirazione californiana, di questi modelli, in realtà c'è lo sharing del rischio di mercato e del rischio di impresa, ma c'è la totale privatizzazione, anzi l'estrazione di valore che viene fatta dai possessori della piattaforma, che gestiscono la governance e gestiscono ovviamente i ricavi, valorizzando anche il vero, diciamo così, tesoro di queste piattaforme, che si basano ovviamente sulla grande potenzialità aperta dall'economia digitale, e cioè l'estrazione di valore attraverso i dati.
Ora, una riflessione che stiamo facendo nel movimento cooperativo, la riflessione su questa digitalizzazione dell'economia è questa. Da un lato, la digitalizzazione dell'economia ci offre una potenzialità enorme perché consente una grande orizzontalità, la possibilità di facilitare la partecipazione a una pluralità di soggetti e quindi possiamo immaginare una nuova forma di scambio mutualistico. E infatti è nato un movimento internazionale che si chiama Platform Cooperativism, che riflette intorno alla possibilità di organizzare le stesse tipologie di risposte e di servizio, fatte però dai soci di una cooperativa che rimangono i proprietari dell'algoritmo e del sistema di gestione. E intorno a questa intuizione è nato anche un consorzio internazionale, il consorzio internazionale per le piattaforme cooperative basato a New York e che si è sviluppato intorno a un professore della New York City University che si chiama Trevor Scholz, che è l'ispiratore di questo movimento cooperativo. Vi consiglio di guarda, c'è una conferenza su TED, se volete, oppure trovate anche su altri canali, diciamo così, Trevor Scholz. Se lo seguite in inglese, ma su TED credo che si possano mettere anche i sottotitoli in italiano, forse. Ed è molto interessante su come propone di lavorare intorno a questa idea. Io stesso in questo periodo sto lavorando al Comitato Economico e Sociale Europeo su una proposta di parere esplorativo che riflette e propone all'Unione Europea di guardare al modello cooperativo come a una via attraverso la quale rendere più partecipata e democratica la transizione digitale e l'evoluzione appunto dell'economia delle piattaforme. Su questo si stanno sviluppando modelli interessanti, anche in Italia si stanno facendo alcune riflessioni in questi termini e quindi rappresenta una delle frontiere possibili di innovazione. Sempre nell'ambito dell'economia e della digitalizzazione, un'altra frontiera interessante riguarda proprio il tema dati. Molti parlano dei dati come il nuovo petrolio, come il nuovo denaro, ed effettivamente hanno un valore enorme di cui ancora non c'è una grandissima consapevolezza. Chiedetevi perché c'è una pubblicità così martellante, ad esempio in queste settimane. Io non guardo moltissimo la televisione, ma quando la vedo ci sono queste due pubblicità che vanno fortissimo oggi. Una è quella Wallapop e l'altra è Winted. E uno dice, ma come fanno a guadagnare questi? Dov'è che guadagnano? Guadagnano sul fatto che profilano chi si iscrive, tracciano e profilano gli scambi e poi vendono sostanzialmente questi dati. Quindi loro non guadagnano il fatto che qualcuno vende una camicia su questo o vende una bicicletta su questa piattaforma, ma guadagnano dal fatto che riescono poi a estrarre i dati. Ora, se i dati sono l'energia su cui si sviluppa la transizione digitale, su cui si sviluppa il nuovo modello dell'economia digitalizzata, ora noi come cooperative dobbiamo fare un pensiero sulla possibilità di inventarci un altro passo avanti della mutualità, e cioè la mutualità dei dati. Mantenere la proprietà dei propri dati conferendoli in forma cooperativa. Oggi è troppo tardi per farlo in maniera generalizzata, perché non ci faremo mai più istituire da Facebook, da Twitter, da WhatsApp e compagnia cantante i nostri dati. Però potremmo cominciare a immaginare che in prospettiva alcuni dati li gestiamo in forma cooperativa, soprattutto dei dati che magari riguardano un sistema di piccole e medie imprese. Per far funzionare le macchine dell'intelligenza artificiale o l'internet delle cose serve una quantità enorme di dati. Ora, se io sono un piccolo imprenditore e vorrei installare una macchina per il controllo a distanza delle mie attività con intelligenza artificiale, dove vado a comprare gli algoritmi e tutta la base dati per farle funzionare? Devo comprarla da qualcuno, i cosiddetti gatekeeper, cioè quelli che consentono di aprire dei cancelli per accedere ai dati, e li pago molto.
E lì ovviamente se parto da zero devo lì andare. Ma scusate, ma mi suona il telefono e non posso parlare. Immaginate che questi stessi imprenditori, un gruppetto di imprenditori dice no, cominciamo a costruire noi una nostra base dati e cominciamo a conferire i nostri dati in una cooperativa di piccole e medie imprese che fa la cooperativa per condividere i dati. È chiaro che un rapporto completamente diverso, a un certo punto non pagherà più i dati a qualcun altro, ma potrà diventare una vendita di quei dati a un altro soggetto e quindi di fare un'economia di scambio cooperativo. Ma ancora, pensiamo a una cooperativa di consumo che ha i dati dei propri soci, una cooperativa agricola, una cooperativa di scambio di energia elettrica, noi abbiamo una cooperativa che si chiama Power Energia a livello nazionale, che è un fornitore, diciamo così, di acquisto collettivo. Se insieme alla gestione dello scambio mutualistico sull'energia elettrica cominciasse a dire gestiamo i nostri dati insieme, o una cooperativa sociale, una cooperativa sanitaria, cioè, questa frontiera è tutta da esplorare, però anche in questo caso, sia le Nazioni Unite in un rapporto di 2 anni fa, sulla evoluzione dell'economia digitale, faceva riferimento alle data cooperatives e l'Unione Europea, in un provvedimento che ha licenziato all'inizio di quest'anno, che si chiama Data Governance Act, una direttiva sulla governance dei dati che si inserisce nel più ampio disegno della strategia digitale europea, parla espressamente di cooperatives data, di data cooperatives. Quindi questo è uno dei terreni su cui immaginare spazi possibili di innovazione. Un altro ambito di grande interesse ancora sono sostanzialmente dal 1966, come dicevo, che le cooperative sociali fanno innovazione, ma oggi c'è una grande domanda di aggregazione di bisogni, di risposta a bisogni nuovi, di coesione sociale e chiaramente qui le cooperative sociali hanno spazi e occasioni su cui lavorare di nuovo per continuare a essere attuali. E così attraverso anche le potenzialità che arrivano dall'economia digitale è possibile immaginare un'innovazione delle cooperative, anche delle cooperative di lavoro, se vogliamo, attraverso quello che dicevo prima, le piattaforme di lavoro. Considerate che oggi, dal punto di vista tecnologico, è possibile fare quella che qualcuno chiama la individualizzazione di massa. E attraverso, ad esempio, una tecnologia come quella della blockchain, si potrebbero sviluppare forme di contrattualizzazione di una migliaia di lavoratori senza bisogno del contratto collettivo. Perché i contratti collettivi con i sindacati funzionano? Perché hanno un interesse per entrambe le parti, per il datore di lavoro perché semplifica, io faccio un contratto collettivo, le regole valgono per tutti e chiaramente dentro tutta la negoziazione, la difficoltà del caso, ma alla fine mi conviene applicare e utilizzare il contratto collettivo. Ai lavoratori conviene mettersi insieme perché chiaramente c'è la possibilità di ottenere maggiori risultati. E quindi la legge tutela queste cose qua, ma attenzione che non è dato per sentito, io lo dico spesso anche ai miei colleghi e amici sindacalisti, fate attenzione perché le evoluzioni tecnologiche domani ti consentiranno di mettere a contratto migliaia di persone con un blockchain che ti certifica il contratto e lo personalizza caso per caso su lavoratori che non saranno più in un unico luogo, in una fabbrica come accadeva in passato, ma sono distribuiti e quindi difficilmente fanno massa critica, è chiaro che potrebbe arrivare un giorno o l'altro il superamento. L'8 di dicembre ci sarà un'altra importante direttiva europea che riguarda proprio i lavoratori delle piattaforme digitali, no? E l'Unione Europea vuole intervenire con una direttiva, i sindacati chiedono sì, bisogna intervenire con le leggi, però le leggi, ahimè, si adeguano sempre anche alle evoluzioni del mercato e quindi occorre prestare molta attenzione e probabilmente, oltre che a difendere i diritti dei lavoratori con i contratti, con la contrattazione sacrosanta,
Forse il modello cooperativo potrebbe offrire la possibilità di uno strumento che consenta di utilizzare queste tecnologie per ripensare anche i sistemi di produzione. Queste, adesso in estrema sintesi, sono le grandi sfide del movimento cooperativo per questi anni, quelle su cui ci siamo impegnati. Io mi fermo qui perché credo di aver esaurito tutto il tempo a disposizione. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Beppe. Io riprendo per gli studenti solo alcuni punti che voi approfondirete nella vostra esercitazione, sottolineando alcuni aspetti del percorso evolutivo che solo Guerini credo sia riuscito a dare nelle testimonianze che finora abbiamo ascoltato, di come appunto una persona che parte da una passione personale, servizio civile, volontariato, in realtà traduce, sempre essendo ancorato alla sua esperienza di cooperativa sociale, la sua attività e la sua passione in quello che è politica per la cooperazione e per i settori. È un'esemplificazione chiarissima di quella che può essere la vostra evoluzione professionale, tenendo presente però, come avete ascoltato bene, che nelle sue parole, nella sua competenza, è evidente che non c'è una professionalizzazione della politica, ma quello che nasce dalle sue parole, dalla sua attività e gradino dopo gradino della sua attività di rappresentanza nasce proprio dall'attività di cooperatore. E sotto questo profilo è interessante sottolineare il fatto che non ci sia una scienza della cooperazione se non una scienza della risposta al bisogno e della innovazione e della adesso arrivava addirittura a delineare scenari di tecnologia su cui poi vorrei tornare alla fine, però appunto non c'è una scienza della cooperazione ma quanto una scienza della risposta al bisogno e dell'aggregazione. Sotto questo profilo lui ha poi in effetti più di ogni altro e con dovizia di particolare, sottolineo i passaggi perché vorrei che riascoltando l'esercitazione voi abbiate presente le categorie di argomenti che lui ha toccato quindi all'inizio la sua esperienza, le organizzazioni internazionali. Quindi noi abbiamo citato solo quelle riferite a Bruxelles, ma in realtà, come ricorderete nella prima lezione, le organizzazioni del movimento cooperativo sono a livello internazionale, citando anche SECOPA e ACI. Sotto questo profilo, ecco, vi chiederei magari di fare un approfondimento e di vedere come sono organizzati, in particolare ACI. Lui ha dato uno spaccato delle 5 rappresentanze nei continenti. Ulteriore sottolineatura che vorrei fare è che ha esemplificato tutti i settori di attività del movimento cooperativo, a voi per cortesia riprenderli, quali sono i settori e con quale incipit di scambio mutualistico, li ha citati tutti, non ne ha saltato uno e ha anche raccontato qual è in estrema sintesi lo scambio mutualistico, rappresentando, e questo mi sembra l'elemento su cui vorrei sottolineare la spiccata, il livello di raffinatezza e del pensiero su cui chiederei a tutti di provare a metterci un momento di testa in più, il fatto che, raccontando appunto di come nell'esperienza per esempio della bolla speculativa statunitense, di come non sia effettivamente il mercato che regola, ma alla fine della fiera il necessario ancoraggio a dei principi conduce le esperienze imprenditoriali a rimanere o a non rimanere sul mercato. Cioè l'ancoraggio dell'impresa, dei principi e dei valori a delle realtà conducono le esperienze imprenditoriali a rimanere sul mercato e a non creare disastri, e quanto invece effettivamente poi non ci sia la necessità, non ci sia non disastro o ci sia necessariamente disastro quando queste esperienze imprenditoriali non sono legate a bisogni reali. Ha citato Smith, teoria generale dei principi morali. Questa sottolineatura la farei proprio perché quando citiamo i principi della cooperazione, i 7 principi della cooperazione, sembra di fare moralismo o di raccontare una storiella che effettivamente può affascinare dal punto di vista sentimentale. In realtà
sono, come vedete, come avete sentito chiaramente nelle parole di Guerini, meccanismi che fanno saltare interi processi o rendono interi processi invece virtuosi, e organizzazioni come per esempio quella internazionale delle cooperative attraversare i secoli. Finisco sottolineando ancora tre cose. Quando dall'evoluzione del percorso cooperativo, citando la sharing economy, e anche qui sottolineando, vi tornerei a chiedervi di appuntarvi la cosa, sottolineando qual è la differenza tra la cooperazione e le piattaforme di sharing economy in modello californiano, sottolineando in seconda battuta invece l'esperienza delle platform cooperatives, anche qui dove la proprietà cooperativa può raggruppare a livello intergenerazionale e senza ancoraggio su un territorio specifico migliaia di persone. Cita poi appunto Scholz, che assolutamente è da ascoltare, cercatelo, semmai su questo possiamo confrontarci insieme, e poi in ultima analisi il tema delle data cooperatives, che sono evoluzioni in cui semplicemente, al di là dei temi che possono sembrare o dei nomi che possono sembrare immediatamente non a portata di mano, in realtà rispondono sempre allo stesso principio, no? È semplicemente lo stesso principio, riflettete voi su quale, tradotto semplicemente in tecnologie e in modalità che il mondo ormai ci impone, ci propone e ci offre come sviluppo di situazioni che possono sempre rispondere ai bisogni e alla rappresentanza delle persone. Grazie mille, buon lavoro a tutti.